Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi, questo racconto che abbiamo appena proclamato non è un semplice racconto di guarigione o di purificazione, per meglio dire, che poi dà luogo alla guarigione. E lo evinciamo da una serie di dettagli che l'Evangelista Marco, come sempre, con grande precisione, offre alla nostra riflessione. La lebbra era, secondo il libro del Levitico, una sciagura, un autentico castigo divino. Te la hai meritata, ti sta bene. Non diciamo forse anche noi così spesso di qualcuno a cui cade una tegola? Noi cristiani, noi dell'Eucaristia, noi della Domenica, se ne cercava, gli sta bene, che causa del suo male pianga se stesso. Un abominio pensare così, un abominio autentico che in bocca a un cristiano non deve mai affiorare, perché un pensiero tale è blasfemo nei confronti di Dio, il quale, essendo essenza purissima d'amore, non manda castigo proprio su nessuno. L'ho detto sempre, lo diciamo sempre, ma quanto è duro a morire questo pensiero nella nostra mente. Dio castiga, Dio punisce. Ben inteso, mai si dice che il peccato è una punizione sull'uomo, il peccato è una maledizione sull'uomo. Dio di volontà diretta non punisce proprio nessuno. Siamo noi che ragioniamo così, perché il nostro cuore cattivo, malizioso, vuole punire, vuole vendetta. Il cuore di Dio non è così, il cuore di Dio è: se stai con me ti amo e non smetto mai di amarti, perché non è che smetto di amarti, ma se ti tiri fuori da me incarni nella legge della morte, del peccato, c'è niente da fare. Se non sei con me, se non sei alla vita, sei sotto la legge della morte, sei sotto la legge del peccato, sei sotto la maledizione che tu ti infliggi per il tuo peccato. Ma al tempo di Gesù la convinzione era che se eri malato di lebbra, Dio ti aveva punito perché avevi fatto qualcosa di brutto, avevi sbagliato. Non si diceva mai che la lebbra era una malattia comune, una lebbra che allora poteva colpire chiunque. E non è che il lebroso era più peccatore di chi non aveva la lebbra, o chi non aveva la lebbra era giusto, come quelle autorità religiose andavano dicendo, lo sappiamo. Chi non aveva la lebbra non era migliore di chi l'aveva. E Gesù viene proprio a scardinare questo concetto. Carissimi, direi che la prima provocazione da cogliere nei riguardi della parola di Dio è proprio questa. Non c'è malattia fisica che sia punizione di Dio. Lo dobbiamo sempre gridare nella fede. Uno, perché la malattia ha cause che rientrano in questo mondo, che prevede l'imperfezione, la malattia, il dolore, la sofferenza. Ma due, ed è qui che entra la fede, tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Perché, carissimi, in ultima analisi, anche dalla malattia si può ricavare un gran bene. E questa è la carezza di Dio. E questo è l'amore di Dio per noi. E questo è il prendersi cura di un padre per ciascuno dei suoi figli, delle sue creature. Ma vedete, il discorso cambia totalmente. Un conto è dire che devi sentire la carezza di Dio Padre anche quando sei malato. Un conto è di dire che te l'ha mandata lui perché sei cattivo e perché non ti vuole bene. Attenti che c'è un dettaglio molto importante. Anzitutto, il lebroso dice: se vuoi puoi purificarmi. Perché sa che il primo gradino, il primo stadio, il primo step da soddisfare è quello della purificazione. La lepra lo rende impuro. Non può essere toccato da nessuno, è isolato socialmente. Oggi diremmo che il lebroso vive come vivrebbe oggi un detenuto in cella di isolamento. Qual è la massima pena restrittiva prevista dal codice penale? La cella di isolamento. Se ti metti nella cella di isolamento, tu sei assolutamente lì a vedere qualche spicchio di cielo quando te lo concedono. Il lebroso viveva come il detenuto in cella di isolamento a quel tempo. Era impuro. E nessuno lo poteva toccare, perché toccare quell'uomo, quella donna affetta da lepra, significava diventare impuro, oltre al fatto che la lepra era contagiosa. Deve purificarsi, tant'è che dice la norma del Levitico, il sacerdote era il deputato a verificare se quel malato era guarito dalla lepra.
se era guarito, se non vi erano più segni della lebbra, quell'uomo poteva tornare al tempio a fare i sacrifici. Quell'uomo poteva tornare in contatto con Dio. Dio in qualche modo l'aveva perdonato, purificato, non guarito. La guarigione è lo scambio successivo e questa avviene con Gesù, perché il Levitico si ferma alla purificazione, ma Gesù va oltre. Non c'è solo un ristabilimento della malattia, ma c'è anche il modo di non cadervi più. Non diciamo forse, vero dottore, che uno per non ammalarsi non deve solo guarire dalla malattia, ma prevenire per non cadere da capo nella malattia? Se no cosa serve? Io ti do i farmaci, faccio contenti le multinazionali farmaceutiche e tutti viviamo bene. Ma il concetto di salute è più profondo di quello di assenza di malattia. Ecco, perché ci sono tutta una serie di fattori che concorrono a farci stare bene. Questi fattori non sono solo l'assenza di un sintomo organico, di una lesione organica che ci fanno malati. Carissimi, guardate quanto è bello questo episodio. Noi non possiamo cogliere le sfumature del testo originale, perché quando ci viene tradotto ci sembra che i verbi siano tutti uguali. No, no, nel testo originale i verbi sono meravigliosi. Lo voglio, sì, purificato, e subito la lebbra scomparve. Poi Gesù lo ammonisce severamente. Cacciò via subito e gli disse: guarda severamente di non dire niente a nessuno. No, 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 ebreo ma in greco, non è ammonire, è ti faccio la faccia al fronte e ti dico: ma come hai potuto pensare di non contare niente agli occhi di Dio? Chi ti ha fatto capire che tu valevi niente? E chi ti ha detto che tu eri sotto il castigo di mio padre? Ammonendolo severamente. E molto di più. Intanto c'è un ne ebbe compassione agli inizi, tese la mano, lo toccò e gli disse, i verbi della guarigione, i verbi dell'accostamento, ne ebbe compassione proprio lo splantizzo mai, mi sentì muovere le viscere dentro come una mamma per il suo bambino, l'amore più alto, più bello di una creatura umana verso un'altra creatura, Gesù con le viscere che gli muovono, commosso, tese la mano e la dunamis, la potenza dello Spirito Santo, lo toccò, perché c'è sempre un contatto umano, il Signore ci tocca nelle nostre infermità, e gli disse, sii purificato. Poi c'è questo ammonire severamente. Qualche esegeta è in dubbio se dire ammonire severamente, ma in breve ma è proprio una oh, ma tu ci sei o ci fai? Oh? È un modo per dire, non dubitare più che io ti ami, che mio padre ti ami. E poi, ecballe, lo cacciò via subito, come cacciare tecnicamente un demonio, lo stesso verbo, ecballe, io ti ordino, esci fuori, lo cacciò via subito. E Gesù, ma un po' scostumato però, che fai, cacci via quest'uomo, che colpa ha questo povero uomo? Prima lo guarisci, prima lo purifichi e poi lo cacci via? E qui invece c'è un concetto tecnico che in Marco si chiama segreto messianico. Gesù non fa guarigioni spettacolari. Lo cacciò via subito e gli disse: guarda di non dire niente a nessuno. È un modo per dire: non è giunto il momento di manifestarmi come Messia. Vedremo che nel capitolo 8 c'è un vero e proprio spartiacque del Vangelo di Marco che consta di 16 capitoli. Il capitolo 8 è: da questo momento in poi mi sono tenuto nascosto, da questo momento in poi tutti mi conoscono come il figlio di Dio e Messia. Ma qui ha anche un'altra valenza, anche un'altra sfumatura. Che la legge non sia stata abolita lo denota il fatto che Gesù dice: va dal sacerdote e fa quello che la legge prevede. Tu sei guarito, fai in modo che il sacerdote accerti la tua purificazione e va a testimoniare. Purificazione e poi guarigione. E quello che cosa fa? Fa che vada a divulgare il fatto a tutti. Carissimi, qual è il messaggio spirituale per noi? Noi lo sappiamo, nei Vangeli le guarigioni non sono mai solo un fatto isolato. Il testo preso alla lettera dice che Gesù ha guarito un lebroso. È eccezionale come fatto,
sì, è un miracolo. La lepra non si può guarire se è uno stadio avanzato. Era difficile davvero che i sintomi di quella malattia si rimettessero, scomparissero da soli. È evidente che il senso spirituale è più alto ed è quello che dobbiamo cogliere. C'è una lepra in ciascuno di noi. È una malattia superficiale o più profonda? C'è un desiderio di purificazione. Noi veniamo qui nel Tempio e ci purifichiamo, l'Eucaristia ci purifica. Ma dobbiamo fermarci alla purificazione o andare oltre? O ambire alla guarigione? O in altri termini, la guarigione interiore, la guarigione dell'anima, può essere possibile senza purificazione? Lo diciamo a 3 giorni dalla Quaresima e lo diciamo subito. Lo diremo mercoledì con il rito di imposizione delle ceneri, dando inizio anche quest'anno, ancora una volta, a quel cammino di silenzio interiore, a quel cammino di profonda riflessione, di penitenza, di gioiosa rinuncia, che però deve servire ad alleggerire i nostri sensi per cogliere la parola del Signore. Vuoi essere purificato? Sì, lo voglio, Signore. Ma non una purificazione di superficie, perché gli altri mi vedano bene, perché gli altri vedano le mie opere. Gesù, mi devi dare la guarigione del cuore, la guarigione dell'anima, perché io devo amare bene, perché io devo sentirmi amato. E anche tu, fa come hai fatto a quel lebbroso, la faccia severa, ma veramente credi che Dio non ti ami? Ma veramente credi di essere più cattivo degli altri o di non meritare il suo amore? Quel lebbroso aveva finito per credere, perché gliel'avevano fatto credere in tutti i modi, che Dio ce l'aveva con lui, che era stato punito e castigato. E Gesù che gli dice con la faccia brutta: ma come hai potuto credere una cosa del genere? Ma chi è che ti ha fatto credere qualcosa del genere? Guardate, fratelli carissimi, troppe persone hanno ancora questa immagine di Dio. Il ripeto, è blasfema, perché nessun cristiano deve avere questa concezione di Dio che punisce. Perché nessuna malattia, pandemia, virus che sia, lo vuole Dio. E si dice ancora in giro troppo questa cosa, che non sta proprio da nessuna parte. Tantomeno poi si sposa con la concezione di Dio amore. Qual è il vertice della rivelazione cristiana? Dio è amore. E se Dio è amore, non ti sei chiesto come può mandare il virus sulla terra? Che poi, se proprio vogliono avere una spiegazione, chiamali svista, difetto genetico, porcherie di laboratorio, chiamale come vuoi, ma che c'entra Dio col Covid o con la malattia di questo mondo? Che il mondo l'ha creato bello e bello lo vuole. Allora, carissimi, queste sono domande inutili. Ciò che conta è anche noi, come quel lebbroso, chiediamo al Signore e crediamo fermamente che la guarigione interiore è possibile a partire dalla purificazione della nostra persona. Ed ora, fratelli e sorelle carissimi, professiamo la nostra fede.